le celebrazioni pasquali a Gerusalemme, la solenne veglia del sabato e la celebrazione del mattino di Pasqua nella Basilica del Santo Sepolcro e il lunedì dell'Angelo ad Emmaus al Kubeibe. Da Gerusalemme l'annuncio pasquale raggiunge tutto il mondo. Santuari, parrocchie, scuole, case e molto altro. Una presenza lunga 800 anni che da sempre sostiene i cristiani locali. L'attività della custodia di Terra Santa raccontata con l'aiuto di alcune cifre. Più forte della morte è l'amore. Il messaggio di Pasqua di Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. Non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Questo evento, narrato dai Vangeli, è accaduto proprio in questo luogo, dove oggi sorge la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. In questo luogo santo la vita è risorta, la tristezza ha lasciato il posto alla gioia, la paura alla speranza, e possiamo così proclamare che Cristo vive, è risorto come aveva detto. Gloria in excelsis Deo. Il canto del Gloria viene intonato per primo, perché Gerusalemme è l'unico luogo al mondo in cui la veglia pasquale si tiene di mattina e per questo è considerata la madre di tutte le veglie. Noi qui a Gerusalemme celebriamo, come era anticamente, la vigilia pasquale non il sabato notte, ma il sabato mattina, perché questa era la tradizione antica che poi lo status quo ha conservato e che non possiamo cambiare. Ma mi piace anche pensare che Gerusalemme deve essere il primo luogo al mondo dove si celebra la Pasqua, che poi da qui arriva a tutto il mondo, perché Cristo, l'annuncio di Pasqua parte da questo sepolcro vuoto. È stato Sua Beatitudine Monsignor Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, a presiedere la celebrazione alla quale hanno partecipato francescani, religiosi e cristiani locali. Nella sua omelia ha messo in evidenza tre verbi contenuti nel Vangelo proclamato. Il primo è comprare. Le donne, testimoni della resurrezione, ebbero la capacità di resistere al dolore, di andare oltre l'apparente fallimento e di non esitare a spendere denaro per comprare il necessario per onorare Gesù. Il secondo verbo citato dal patriarca è vedere, sottolineando come nei Vangeli non ci sono descrizioni dell'evento della resurrezione, ma si mostrano solo i segni di essa, gli incontri con i testimoni e infine con il risorto stesso. E per ultimo fa riferimento al verbo andare, dicendo: per vedere e testimoniare il risorto è necessario in primo luogo muoversi. Dunque abbiamo vissuto un anno all'insegna della paura, mentre il Vangelo di oggi ci dice non abbiate paura. Ora la paura con tutti i suoi legami, la morte, la paralisi, tutto fermo, ecco. Il Vangelo di oggi ci dice di guardare avanti, la Pasqua è un annuncio di gioia, la presenza dell'amore e della speranza in mezzo a noi. Quindi dobbiamo avere fiducia che nonostante tutto Cristo ha vinto il mondo e noi con Lui. In questa celebrazione ricca di simbologia, il fuoco è stato benedetto davanti alla pietra dell'unzione e una croce è stata incisa sul cero pasquale. Poi il cero è stato acceso con la fiamma presa dal Santo Sepolcro, illuminando le candele di tutti i partecipanti. Nella liturgia della parola sono state lette 7 letture dell'Antico Testamento, alternate al Salmo responsoriale e alla preghiera. Il Vangelo è stato proclamato davanti all'edicola, luogo della tomba vuota di Gesù. Infine, vi è stata la benedizione dell'acqua, seguita dal rinnovo delle promesse battesimali e dall'aspersione dell'acqua benedetta. Al termine della celebrazione, tutti i cristiani di Gerusalemme possono testimoniare che Cristo vive, è risorto. Alleluia! Si conclude con la lunga processione intorno all'edicola del sepolcro la celebrazione del mattino di Pasqua a Gerusalemme.
Vengono letti i brani dei quattro evangelisti che narrano gli eventi che accaddero il giorno della resurrezione. I lettori sono rivolti verso i quattro punti cardinali, ad indicare che da qui l'annuncio pasquale raggiunge tutto il mondo. Risuona l'Alleluia, il canto di Pasqua. Il primo giorno della settimana, ha detto durante l'omelia sua beatitudine Monsignor Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ci siamo riuniti qui al sepolcro per testimoniare l'avvenimento della risurrezione e per proclamare che Cristo risorto rimarrà sempre con noi. Termina così una settimana che, a conti fatti, grazie al deciso allentamento delle restrizioni anticoronavirus in Israele, ha rappresentato la prima vera occasione di apertura e di grande partecipazione dei fedeli che vivono qui. Mancano ancora i pellegrini e gli stranieri, mentre l'anno scorso, in questo periodo, era ancora in vigore il lockdown. Un primo ritorno alla normalità che riguarda per ora solo una piccola parte della Terra Santa. No, è stato molto significativo perché era da tanto tempo che non riuscivamo a fare qualcosa in presenza e quindi io sono venuto per la Domenica delle Palme, sono venuto oggi per Pasqua ed effettivamente c'è un assaggio di normalità, ecco, e sicuramente era una cosa che mancava da tanto, troppo tempo. Sulla piazza del Sepolcro si sente il tradizionale augurio che i cristiani locali, in maggioranza arabi, si scambiano a Pasqua. Al Masih qam, haqqan qam. Una delle apparizioni di Cristo dopo la resurrezione avvenne ad Emmaus, a due dei suoi discepoli, Simeone e Cleofa, che riconobbero il Maestro dopo che Gesù ebbe spezzato il pane con loro. In Terra Santa questo episodio biblico si celebra il lunedì dell'Angelo, dai Francescani ad Emmaus al Kubeibe, dove si trova il santuario della manifestazione di Gesù, luogo che ricorda l'incontro di Gesù con i due discepoli. Veniamo qui a Emmaus Kubeibe, che è una delle possibili identificazioni del luogo narrato da San Luca al capitolo 24. Emmaus Kubeibe è praticamente distante 11 chilometri da Gerusalemme e quando i nostri anche archeologi dello studio biblico francescano durante la Seconda Guerra Mondiale erano confinati qui come prigionieri, hanno compiuto degli scavi e le rovine che hanno scavato hanno messo in luce un villaggio del tempo di Gesù. Nel santuario, Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha presieduto la celebrazione alla quale hanno partecipato molti francescani, religiosi e i pochi cristiani locali di Emmaus al Kubeibe, la cui popolazione è in maggioranza musulmana. Il nostro rapporto con i musulmani è stato sempre tranquillo, perché noi frati siamo venuti a servire. E ricordo che i musulmani che stanno qui, questa comunità musulmana che sta qui è molto legata al convento, perché nel concetto del convento c'è il termine der, der è dove si vive, e quindi vedono con buon occhio queste persone che si consacrano al Signore. E tutti i nostri operai sono operai del posto che lavorano, prendiamo questi operai, e tutti questi 100 anni hanno lavorato sempre gente del posto, per cui noi abbiamo avuto un rapporto buono. Nella sua omelia, Fra Francesco Patton ha detto che Gesù insegna ai discepoli per mezzo del Vangelo il mistero della Pasqua e nella celebrazione ha benedetto due nuove sculture all'interno del santuario. All'interno di questa celebrazione abbiamo avuto anche la possibilità di benedire questi due bassorilievi che vengono da Ortisei, in Val Gardena, nel nord dell'Italia. Sono opera di uno scultore, Willy Messner, di una famiglia di scultori, e sono stati donati da una benefattrice proprio per ricordare due passaggi fondamentali del Vangelo di Emmaus: Gesù che cammina coi discepoli spiegando le scritture, nel bassorilievo Gesù spiega un passaggio di Isaia, e poi Gesù che viene invitato a rimanere a cena e nel gesto di benedire e poi spezzare il pane viene anche riconosciuto. Quindi queste due sculture, questi due bassorilievi aiuteranno anche i pellegrini, appena sarà possibile ritornare, a meditare sul Vangelo di Emmaus e sul mistero che noi ricordiamo e viviamo in questo luogo così bello e così speciale.
Secondo la narrazione del Vangelo di Luca, Gesù si sedette a tavola, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo servì ai due discepoli che in quel gesto lo riconobbero. Questo gesto di Gesù è stato ripetuto da Fra Francesco Patton, che ha distribuito pani in memoria della manifestazione di Cristo a Simeone e Cleofa. Storia, radici, memoria. Quelle della custodia di Terra Santa vanno ricercate a partire da oltre 800 anni fa, quando San Francesco d'Assisi mandò i suoi frati a costituire la provincia d'oltremare. Poco dopo gli stessi avrebbero ricevuto un mandato chiaro: custodire, a nome della Chiesa Cattolica, i luoghi santi, testimoni della vita, morte e resurrezione di Gesù. All'interno dell'archivio custodiale troviamo dei documenti molto preziosi, dalla bolla del 1342 con cui Papa Clemente VI istituisce la custodia di Terra Santa ad altri documenti. 800 anni di presenza francescana in Terra Santa, memoria, storia e radici che per Fra Francesco Patton sono fondamentali. Ecco la custodia di Terra Santa in cifre. Sono 300 missionari, 80 santuari, 25 parrocchie, 18 scuole, 5 case per malati e orfani, 6 case per pellegrini, 3 istituti accademici, 2 case editrici, 1074 posti di lavoro, 630 unità abitative per famiglie bisognose, oltre 500 borse di studio annuali per studenti universitari, 1470 case ricostruite in Siria. L'istruzione e la crescita delle nuove generazioni sono alcuni dei campi a cui la custodia di Terra Santa dedica maggior attenzione. Un'attività quotidiana che prende forma nelle 18 scuole che gestisce in 5 paesi, frequentate da 11.000 studenti e 1.100 insegnanti. C'è una bella convivenza e un bel dialogo ecumenico nelle nostre scuole. Viviamo questa convivenza praticamente ogni giorno. Tra le scuole, ad esempio, ce n'è una che ha una particolarità, la scuola di musica, il Magnificat, che ha la particolarità di vedere insieme ebrei, cristiani e musulmani. È un grande progetto della custodia di Terra Santa ed è una scuola aperta a tutti. La maggioranza degli studenti è cristiana, ma ci sono anche musulmani ed ebrei. Abbiamo la grande speranza di crescere una generazione di musicisti senza confini. La custodia di Terra Santa offre abitazioni a Gerusalemme, distribuite dentro e fuori la città vecchia, oltre a 72 case a Betlemme, dando complessivamente alloggio a circa 2050 persone. Questa casa è tutta la mia vita. Questa casa è un posto speciale per me e non potrei mai lasciarla. Mio figlio Musa ha ripetutamente cercato di convincermi ad andare a vivere fuori dal paese, ma ho sempre risposto con un rifiuto assoluto. Ad oggi sono arrivate ad oltre 700 le richieste di abitazioni, di cui almeno 250 sono urgenti. In Siria, dal 2017, la custodia aiuta la popolazione locale a ricostruire o ristrutturare le proprie case, colpite dalla lunga guerra cominciata nel 2011. Lo fa nelle piccole città attraverso i parroci e in particolare ad Aleppo, in collaborazione con l'associazione Pro Terra Santa. Ma la prima e fondamentale missione per i francescani rimane sempre la stessa: custodire i luoghi santi. Sono 80 i santuari presenti negli attuali confini di Israele, Palestina, Giordania e Siria. Dal Monte Nebo, luogo dal quale Mosè contemplò la terra promessa, ai santuari della vita, passione e morte di Gesù. Gerusalemme è considerata il cuore della Terra Santa. Sul Monte degli Ulivi, i santuari della passione. Il pianto e il lamento di Gesù su Gerusalemme sono commemorati nella chiesa del Dominus Flevit, che regala uno dei panorami più suggestivi della città santa. Pochi metri più in basso, accanto al Giardino degli Ulivi, si trova la Basilica del Getsemani, luogo dove Gesù pregò prima di essere arrestato. All'interno delle mura di Gerusalemme, i pellegrini ripercorrono le 14 stazioni della Via Crucis, una pratica iniziata dai francescani nel 1600 e che si ripete ogni venerdì fino ad oggi. Ma Gerusalemme ha per i cristiani un cuore.
la Basilica del Santo Sepolcro, dove si trovano il Calvario e la tomba di Cristo. Chiediamo ogni anno l'aiuto, il supporto anche economico a tutti i cristiani del mondo e poi ringraziamo per quello che i cristiani di tutto il mondo ci danno come espressione della loro vicinanza, della loro solidarietà e del loro amore. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. È una tale sorpresa questo annuncio dato dall'angelo qui al sepolcro la mattina di Pasqua che risulta incredibile perfino a chi ha conosciuto e seguito Gesù più da vicino. Risulta incredibile a Maria Maddalena, che era stata guarita da Gesù e da lui era stata restituita a una vita autentica. Maria Maddalena, che lo aveva amato con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Risulta incredibile a Pietro, che pure lo aveva riconosciuto come il Cristo, il Figlio di Dio, e aveva ricevuto il compito di confermare nella fede i suoi fratelli. Risulta incredibile a Giovanni, il discepolo amato, che si era accostato al cuore di Gesù per poter attingere alla profondità del suo mistero e del suo amore. Non è qui, è risorto. La morte è stata vinta. È quello che in fondo al cuore ognuno di noi desidera, perché sentiamo e sappiamo che siamo fatti per la vita, per una vita piena, felice e per sempre. È il desiderio di vita che ci portiamo dentro. Un desiderio che quest'anno è stato messo in crisi duramente, tante volte e in tutto il mondo. Quando abbiamo sentito la pandemia assediarci come un nemico invisibile, quando le persone che amiamo si sono ammalate di questo virus che toglie il respiro e le forze, quando qualcuno dei nostri cari è stato inghiottito dalla morte e si è spento in solitudine. Un desiderio di vita che in tanta parte del mondo era già stato messo in crisi prima della pandemia, dalle guerre e dalle carestie, dalle crisi umanitarie e dalla crisi di umanità, dalla globalizzazione dell'indifferenza, da forme disumane di embargo. Come gli occhi dei discepoli, anche i nostri rischiano di essere velati dalla percezione che la morte sia più forte della vita e che sia la fine di tutto. E pur avendo letto tante volte il Vangelo, non abbiamo forse ancora compreso che tutto si compie e si rinnova proprio nella passione, morte e risurrezione di Gesù. Eppure qui, davanti a questa tomba vuota, bisogna dirlo, anzi bisogna gridarlo, la morte è stata vinta, perché Gesù è risorto. Ecco il luogo dove l'avevano posto. La morte è stata vinta perché l'amore è più forte della morte. L'infinito amore con il quale Gesù ha vissuto la nostra umana esistenza e il nostro stesso morire è più forte della morte. È capace di riedificare questa nostra breve vita perché diventi eterna, e di riempire questa nostra carne mortale del suo stesso Spirito Santo perché possiamo entrare nella sua vita divina. Nell'aurora della risurrezione di Gesù Cristo nostro Signore, la morte è stata vinta per sempre. E non ho più bisogno di sapere altro. Non ho più bisogno di vedere o toccare se non questa tomba vuota che da 2000 anni testimonia che Lui è vivo e da 2000 anni annuncia che insieme a Lui, anche io, anche tu, saremo vivi per sempre. Buona Pasqua.